che lancia un piano straordinario perché dal prossimo anno scolastico, settembre 2015, 150.000 docenti, cioè tutti i precari storici e tutti i vincitori e gli idonei dell'ultimo concorso, possono entrare a pieno titolo all'interno del mondo scuola. D'altra parte si lancia anche un nuovo concorso, si bandisce, per permettere ad altri 40.000 abilitati all'insegnamento di entrare in ruolo. Tutto questo nella previsione, anche se la Fornero in realtà ha spostato di molto alcune pensionamenti e quindi creando altre situazioni, sostituendo via via tra il 2016 e il 2019 i colleghi che dovevano andare in pensione e che invece andranno in pensione nel prossimo tempo. Questi dati mostrano che abbiamo ad oggi complessivamente circa 148.100 persone che lo Stato si è negli anni impegnato ad assumere nella scuola italiana, ma che in realtà non ha fatto. Qui pende comunque un ricorso alla Corte Europea, quindi c'è Strasburgo, e poi vedremo che sono questi i passaggi che probabilmente determinano le prime 40-50 pagine, che sarebbero il 40-50% all'incirca dell'intero documento. Oggi il governo intende mantenere questa promessa ereditata dal passato, assumendo tutti costoro. Tre domande diventano a questo punto centrali. Queste sono tutte slides che in realtà ho estrapolato all'interno del documento. Cosa faranno questi nuovi docenti nella scuola italiana? Punto primo. A quali condizioni sarà possibile attuare questo piano straordinario di assunzioni?